Allora, partiamo di Partiamo. qua. Cari amici, buonasera. Sì, buonasera a tutti, salutiamoci come sempre. Vi invito anche a dire qualche cosa di voi, perché quasi tutti quest'anno o subito dopo il Covid, Nando, avete fatto un libro. Quindi io ce l'ho qua davanti, ce l'ho tutti quanti, tutti, li ho messi tutti. Anche una ragazza che non c'è, così, che non c'è. Ecco, quindi qualche breve parola anche su dove si vive, in modo che il gruppo, sto invitando ora pochi per volta, in modo che il gruppo continui a esistere, si allarghi e poi possibilmente con questa cosa che su se succede a settembre ci vedremo tutti insieme in Molise. Molise è una bellissima terra dove ho degli amici. E dove naturalmente è meno faticoso di Roma, perché le manifestazioni nelle grandi città o c'hai i soldi oppure non li fai, e quindi è uno strazio. Vanno fatte sempre nei piccoli paesi. Nei piccoli paesi riesce anche a raccogliere un certo numero di persone. Allora io partirei con Marcello che legge una brevissima poesia di Nora, per rispetto a Nora stessa, perché è una di quelle che appunto ha intrecciato i rapporti muovendosi poco, avendo una condizione, quasi tutti abbiamo una condizione drammatica. Tranne Vito, appena mi ha incontrato, la sua situazione è migliorata, paziente. Tutti gli altri è peggiorata. Manteniamo ecco, questa cosa, perché gli altri, scusate, lo devo dire, ecco, ci sono cioè, il mondo sta andando tutto a destra e ci sono milioni di poeti. Ora c'è una cosa che non mi convince: se i poeti sono lungimiranti come Dio, dovrebbero sapere che stiamo andando verso la distruzione. Che fanno i poeti? Litigano fra di loro, si copiano le poesie. E quindi, allora, evitate tragedie da Facebook. La vita reale è un poco più bella. Facebook è diventata una fogna, come avete visto io negli ultimi anni, da 5.000 sono passato a 2.000, adesso non ne sopporto manco 200. Alla fine, o ne avevo 3.000, o ne avevo, sono sempre 50. Se metto un gatto, sono sempre 50, come si dice, quelli che guardano. Però in effetti non è vero, perché poi sono i curiosi, nelle pagine dove vedo i numeri, ci sono i curiosi che vanno a vedere, non lasciano tracce, per educazione fanno bene. Altri, come Rossana, si arrabbia perché gli copiano le poesie, pazienza. Però nel momento che li mettiamo lì, le cose sono di tutti, pazienza. Vogliamo metterli, il primo che li mette, perché ormai è vecchio, rincoglionito, non vendo più manco un libro se non muovi il culo e te ne vai in giro a presentarle, non vede niente. A questo proposito vorrei parlare. Quindi ognuno di voi può dire qualche cosa. Allora, Nora, Papamastro, una brevissima poesia che mi ha mandato, quindi è piacere di leggerla, Marcello. È brevissima, dura 30 secondi. Nora Capomastro, notte, in punta di dita, disegnare muti, preghiere, sacro, sulla pelle. Tacere senza riconoscersi in queste vestigia fragili. Allenire le afflizioni dell'impersistenza, carezze. Amore superiore è quello che ci riconsegna alla natura divina, nudi. Grazie Marcello. Allora, Ivan, la tua poesia e poi la legge Marcello, in italiano. Ivan vive in California, per quelli nuovi che non lo sanno, vive in California, sta imparando l'italiano, quindi quello che dico lo capisce, non so a quale lezione è, ma soprattutto quello che ha imparato bene alla cucina italiana. Vai, Ivan. First poem. Love.
soltanto per me. Epigramma. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu, al di là ci sei tu per me. Mudo. Giulio Rapetti, Milano. There Bravo. is about love only the abstract. One may as well talk of suffering, grief, pain, joy, longing, and requited happiness. But I'm angry about love. I toss the words about like dice, not caring what comes up. In a random condemnation of the sublime, I refuse the ageless words comparing love to darkness, the sea, that sea of stars or sinking sun, stringed lights on a cafe terrazza, lovers embracing on benches in a French song, fallen leaves gracing the tree-lined walks, 50 enchanted years or 5 minutes of impromptu heat. Is love the returning soldier or distant tombstone? An orphan finding comfort in a new home, or the cloudfish in the sky, the wish upon the common moon of the parted, hot youthful sex and intimacy on fine linen, or the violently swept clear table. Shared wine, dance, and song in gleeful motion, or close embrace of electric skin. Fevered gnashing of lips, linked hands, and spooned sleep. Last words, momentary, are on cusp of permanence. My anger is righteous, my frustration is strength, because I want love to be beyond all description, even beyond comprehension, fiercely worthy of the word itself. Thank you. Grazie. Grazie. Allora, Marcello, la legge in italiano. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là ci sei tu per me. Mogol. Giulio Rapetti, Milano, questo era un piccolo intro, mi sembra una poesia. Amore. Soltanto amore per me, di Ivan Meiquest. Riguardo all'amore, vi è solo l'astratto. Si potrebbe altresì parlare di sofferenza, dispiacere, dolore, gioia, desiderio e felicità corrisposta. Ma ce l'ho con l'amore e lancio le parole come dadi, senza preoccuparmi di quel che viene in una condanna casuale del sublime. Rifiuto le parole senza età, paragonando l'amore all'oscurità, il mare, quel mare di stelle o il sole che tramonta. Le luci a corda su una terrazza di un caffè, amanti che si abbracciano sulle panchine in una canzone francese, foglie cadute che donano grazia ai viali alberati. 50 anni incantati o 5 minuti di calore improvvisato. È amore il soldato che torna o la lapide lontana. Un orfano che trova conforto in una casa nuova o un pesce nuvola nel cielo. Il desiderio sulla luna comune e divisi, l'ardente sesso giovanile e intimità su biancheria pregiata o il tavolo
pulito, violentemente spazzato. Vino condiviso, balli e canti in gioioso movimento. O stretto abbraccio di pelle elettrica, il premersi febbrile di labbra, dormire a cucchiaio, mano nella mano. Ultime parole, fugaci, o sulla cuspide del permanente. La mia rabbia è legittima, la mia frustrazione è forza. Perché voglio che l'amore sia al di là di ogni descrizione, perfino al di là della comprensione, ferocemente degno della parola stessa. Sì, Ivan. Scusi. Volevi dire qualcosa, Ivan? Ivan, se voleva dire qualcosa, che avevo sentito, no? Scusate. Ho sentito. Ivan? Yeah. Hello. Do you want to say something? Only that I wanted an opposite mood in the poem. Not content with ordinary love lyrics, words. E dice, dice che non è da considerare una poesia d'amore con, in senso ordinario. No, non ci sono poesie in senso ordinario. No, vabbè, lui non è in senso ordinario. Anzi, se lui dovesse venire a Roma, in Italia, che lo ha promesso a me, a Marco Cinque, la porta è aperta. E credo che anche Sara in quell'occasione verrebbe volentieri, vero Sara? Ecco. Ecco, adesso sto cercando di fare ordine. Adesso, Emozioni in rosso, dai. Emozioni in rosso, un libro che si legge scomodamente, ci vuole l'ascensore perché dico sempre a Graziella, sono le poesie che vanno per lungo, non per largo. Questo libro è a Torino, è uscito qualche giorno fa, vero Graziella, è uscito qualche giorno fa e l'ho avuto personalmente dall'autrice e insieme lo presenteremo a luglio. Non vedo l'ora che arrivi luglio, anche perché maggio mi pare che è dicembre, quindi mi pare che molto, si sta molto allontanando, si sta molto allontanando il periodo. Allora, Graziella, se tu vuoi aggiungere qualche cosa, che cos'è la poesia per te, visto che nessuno sa cos'è la poesia, tutte la fanno, ma nessuno sa cos'è. Poi ci sono i critici che dicono ogni giorno che è morta. Per me la poesia è espressione proprio dell'intimo, perché le poesie che io scrivo sono piuttosto epiteliali, piuttosto carnali, quindi per me è proprio l'espressione intima di quello che è l'essenza stessa della persona, quelle cose che magari non vengono dette che invece ci sono dentro, ed è bello darle fuori e metterle in versi in modo che chiunque possa leggere, forse capirci che cosa c'è scritto, perché non tutti riescono a capire il significato profondo dei versi che un poeta vuole, diciamo, manifestare al mondo. E questa è la cosa importante della poesia, dare un senso alle cose che noi abbiamo dentro e che magari altri non riescono a mettere fuori. Il poeta è bravo per questo, dare il senso della vita che altri non riescono a dare in maniera esplicita. Noi lo facciamo nei versi. Bene, aggiungo che il Vivi Abisceglie, l'ho conosciuto, però, tramite Vito, ecco, quindi è legata a Vito per la città, vive nella stessa città, anche se uno è nato a Milano e l'altro è nato a Molfetta. Bari. E poi a Bari sei nato. Tu, ma non, ogni, ne scopro sempre di diverse cose su di te. Ancora, no, no. Oh. Poi c'è un'altra cosa che grave.
che lega Graziella a Ivan. Se tu fossi vicino, il miglior cliente sarebbe lui, l'americano. E non vale. Sì, vale, perché vende cose da mangiare, quindi è la cosa, che è la cosa migliore. Ecco, è la poesia come il cibo, e quindi siccome... Cibo per l'anima. E se in funzione di nutrirci, leggete due o tre poesie, che le tue sono brevi. Sì, però non tratte, sono inedite queste. Ah, non prendo quelle delle... Va bene. Quelle no. Mondo. Nel mio corpo dorme il mondo, stanotte. Ho deposto le armi sul cuscino, profumato di viole. L'ho sentito muoversi, respirare, cantare al vento il suo inno, poi sopirsi fra le mie braccia. Il sonno è lieve, nel petto corre la vita. La sua lotta viene dagli abissi, poi si perde, dolci declivi. Il mondo è dentro di me e dorme, ma io veglio il suo giacere. Al caldo ritrovo, risponde con un bacio. Devo leggerne ancora? Che silenzio! Virgole di fumo. Denso, il vuoto fra le pareti. Gocce di tempo sul letto disfatto. Dai vetri sbiaditi un mare assorto attende il volto d'acceso poeta. Occhi vivaci, eterni inferi, ricordi vergati vivi sulla pelle. Mani corrono sul bianco e nero d'amati tasti, nello profuse vibrano le vene. La sua vita d'eccelsa poesia, il mondo, le voci, le mille sigarette, negli scritti apostrofi d'anima, sue le fughe delusa realtà, sue le parole, virgole di fumo, inafferrabili come il destino. Grazie. Prego. Grazie, grazie, veramente, sì. Allora, sì, no, e poi la sorpresa non sono da Emozione Rosso, il libro è a Torino, vero? Sì, a Torino. Tu non vai è arrivato a Torino. Ieri. No, sto qui e vengo del panorama. Sì. Allora, Patrizia, che è nuova di microfono, quindi forse è la prima volta che la sentiamo e la vediamo bene. Eccomi. Sì, una minaccia, però Patrizia. Sì. Questi video vengono visti, diciamo, parecchi e girano parecchi ed è una cosa anche abbastanza bella. Cerco di continuare a farle una volta al mese e anche a fare dei, adesso lo farò anche per Rosana, anche a leggere delle vostre poesie, visto che non c'è un cacchio da fare dalla mattina alla sera. Però ecco, in cambio facciamo uno con Marcello, mi devi invitare un'altra volta a pranzo. Quindi, certo, tutte le volte che vuoi. La tua villa, ma mi devi far trovare Rosa e il suo compagno. Ah, va bene. Va bene. Allora, Patrizia, tu leggi dal libro? Sì. Sì. Allora, sì, Patrizia, poesia d'amore senza speranze. Va bene. No, guarda, ti sposerò. Ti sposerò davanti al mare perché è lì che vedo Dio. Non ti offrirò promesse sincere d'amore eterno, sincere ora negli occhi e nel cuore, perché il sole oggi tramonta ingoiato dall'acqua calma, nascerà e forse sarà burrasca domani. Ti offrirò il mio cuore nelle mani mordendo le tue labbra, perché il nostro sì si è detto dall'anima, senza verbo, affidato alla penna d'un gabbiano vagabondo che testimone lo scriverà nel cielo.
poi un'altra. Sguardi. È lo sguardo che cura, il tuo, quello che parla tacendo, che fa fiorire pensieri appagati, che dice: ecco, sono arrivato a casa. È il tuo sguardo che mi avvolge, cancellando freddo e paura, che parla d'amore maturo, di miele e roccia, antico, infinito, mio. Così ti sorprendo a proteggere la mia fragilità, mentre sgomenta fingo indifferenza. È il tuo sguardo profondo, posato sulla mia distrazione, che fa di me una donna felice. Bella. Grazie. Grazie a te. Che la mia speranza è che un giorno, il prossimo anno, oltre alla cosa di settembre, se vai in porto, che in libreria veniate tutti. E poi mi portate il sacco a pelo e si dorme per terra. Certo. Sembra il minimo, no? Bello. Sì, anche bello. Per scambiarsi le cose. Adesso legge Pollo le due poesie che avevamo stabilito. Vito Pollo legge. No, dico. Okay. Sì, ma forse mi ha capito. Paul, you can read your two poems. Esatto. Oh, okay. Yeah, that had some few words around it, but yeah, I had that before, so I'll read it out. La persona più dolce che io abbia mai incontrato al mondo. I was reading this one in Arabic for the interview. Yeah. Okay, you can go. Okay. And the interview was for the Hebrew singer. Yeah. Grunden. Byen er regnvåd, uden at man lægger mærke til det. Uden huse tænker jeg ikke på husene, men på friheden, som bliver større på hvert år, der går. Jeg går på grunden og prøver at finde ind til kernen af stormen, og hvor den fortæller om skjulte fotografier i vandpytter. Rusten er urolig, som den falder fra blikktaget, og dyrene må løbe langs skoven, for at hjemmet består. Møn ligger på bordet i traktorskru. Jeg må lige ringe. Sidste minutter sammen skal vi bruge for tiden går, uden at se os tilbage. Der står en lille pige, der er skørt, og læner sig sammen med sin bamse og der tænder. En hund går frem og tilbage med et lille overskud. Ranerne læner sig ind over grund, og stoffet lider af lys. Bagved grunden er et vandfald, du kan gå bag om. Tangfuglen falder op og ned i luften. Det er næppe vandets moderne hjerte, der slider stenen væk. Engene forsvinder så hurtigt, at jeg bliver nødt til at vende mig op, før floden løber tør på vand. Mine skridt i naturen, solens skjulte tegn. Grazie, Paul. Well, I mean, in English, but I know the other one in English here. So. Ecco, se la prima delle due. Il rumore della costruzione. Konstruktionsstøj. Vi kan ikke ryste træerne af os. Træerne kan ikke selv ryste noget af sig. I det hele taget vibrerer grunden mere, end vi kunne ønske. Digtet er ikke en sokkel. Vi er ikke huse. Construction. We cannot shake off the trees. The trees themselves cannot shake off anything. Everything considered, the ground vibrates more than we would wish for. The boom is not a pedestal. We are not houses. Ecco, credo che lui le abbia lette tutte e due, Marcello. Vito, gli vuoi chiedere perché lui è danese, legge il danese, quindi non captiamo neanche una parola. Però adesso le legge due Marcello, così risolviamo il problema. Ok, Paul, Marcello is reading your two poems in Italian, ok?
Yes. Ok. Il rumore della costruzione. Non possiamo scrollarci di dosso gli alberi. Gli alberi stessi non possono scrollarsi di dosso nulla. Tutto sommato, il terreno vibra più di quanto potremmo desiderare. La poesia non è un piedistallo. Noi non siamo case. Leggi anche la seconda. Il terreno. La città è bagnata dalla pioggia e nessuno lo nota. Senza case, io non penso alle case, ma alla libertà che aumenta di anno in anno. Cammino sul terreno e cerco di arrivare al cuore della tempesta e dove narra di fotografie nascoste nelle pozzanghere. La ruggine è placida mentre cade dal te. Devono correre lungo la foresta perché la casa rimanga. La moneta è sul tavolo nei cingoli del trattore e devo solo chiamare. Abbiamo bisogno di trascorrere gli ultimi minuti insieme prima che il tempo finisca, senza guardarci indietro. Una bambina con una gonna si appoggia col suo orsacchiotto ad un tubo di metallo. Un cane passeggia avanti e indietro tra lei e un capannone. Gli abeti si piegano al suolo e il tessuto scivola nella luce. Dietro il campo c'è una cascata dietro cui puoi andare. L'uccello canterino cade su e giù nell'aria. Non è di certo il cuore moderno dell'acqua che consuma le pietre. L'angelo scompare così in fretta che devo voltarmi prima che il fiume si prosciughi. I miei passi nella natura, segni nascosti del sole. Quale brevissimo, sente quanta diversità, e d'altronde è uno dei più noti al mondo. Volevo chiedere però a Vito, se glielo chiedi, se vuole leggere anche in inglese o la prima o la seconda. Glielo chiedi per la nostra maggiore diffusione anche di lingua inglese. Paul, do you want to read the first or the second poem also in English? If I can find it again. Now I lost the page. I can find it here. Il libro è abbastanza corposo. Detto il tempo di trovarla. Sì, sì, e Nora li sta traducendo tutti, che è uscito in Inghilterra, quindi lei l'ha potuto comprare. Questa è una delle cose belle che insomma si sono verificate. Quando io mi muovevo e andavo più in giro, mi è capitato con Naim, mi è capitato con Rendon, insomma, ho pubblicato diversi autori. Quindi, insomma,
il grande respiro è diverso dai nostri. Quello che è oggi importante sarebbe la poesia araba, che la conosciamo abbastanza poco, tranne quelle famosissime morti, ma soprattutto la poesia che c'è in Svezia, Danimarca e in Finlandia. Ho pubblicato anche in finlandese una poesia finlandese, e che vedono, ecco, ad esempio Wille, che già non è sempre impegnato, non lo posso quasi mai invitare, perché fa l'editore, insegna, fa libri per bambine, ha tre figli, due, non so bene, come è impegnatissimo, aveva anche previsto questi fuochi che si sarebbero accesi, e l'aveva previsto, il libro l'ho pubblicato 6 o 7 anni fa, aveva già previsto quello che sta succedendo adesso, come a Rabal aveva previsto la caduta del muro di Berlino 20 anni prima. Evidentemente qualcuno di noi ha più informazione di altri, non so bene. Allora, Pollo l'ha trovata. Ok, Paul, you can. Well, Basia, and thanks for the translation. The ground, the city is wet, but no one noticed. Without house, I do not think about house, but about the freedom which increases each year. I walk around and try to get to the heart of the storm. That talks about it, photographs and photographs. The rush is called as calls for tin, and the animals have to run along the path for the hope to remain. The kinds of tape and tractor make all. We need to spend the last minutes together, or try and time around France now without you. A little girl wears good, learns, needs, and teddy bear up in the desert pipe. Dog walks back and forth between her and the shed. The spruces lean over the ground, the fabric glides in the light. Behind the ground there is a water, a gold behind. The songbird falls into the air. He is hardly the modern part of the water that wears. The angel disappeared so fast that I have to turn around before the river runs out of water. My steps in nature hit sun. Non è tanto il microfono, ma è la timidezza di. Dico, allora, questa cosa l'ho fatta anche per Ivan, non solo perché ci ascolta, ma l'ho fatta anche per Ivan. Qualcuno non lo sa, che non c'era la volta scorsa, ma Ivan ha fatto una cosa bellissima 2 mesi fa. Ha mandato l'abbonamento per Zoom perché gli mancavamo. E quindi, anche se una persona mi dice mi manca questa cosa, io lo faccio. Vedi, Vito, quello che è importante è proprio questo. Una persona, Ivan, o una persona, Pollo, sono oggetti preziosi. Li chiamo oggetti preziosi perché noi trattiamo quasi tutto come oggetto, i libri, le persone. Ecco, in questo caso almeno vorrei aggiungere la parola prezioso. Ognuno di noi è un oggetto prezioso. Anche se ci stanno mandando a morire, stanno mandando a morire centinaia, migliaia di giovani. E ora i soldi tolti per altre cose finiscono in proiettili, che vengono consumati subito. E vabbè, io ne ricevo un beneficio di questi incontri, spero veramente anche voi. Allora, Rosanna, ma è il primo libro che pubblichi, Rosanna? E la microfono, microfono, sì. Scusate, mi sentite? Sì. È il primo libro che pubblichi? Allora, è il primo libro, e lo devo anche a te, devo dire, perché sei stata la prima persona che ha accettato di accogliere veramente alcune mie poesie in un'antologia, e quindi sono felicissima. Io scrivo da un po', però non avevo mai pubblicato niente. E niente, mi sono buttata e adesso mi sento un po' in soggezione, anche un po' piccola, perché
No. Davanti a tutti questi grandi poeti e soprattutto queste poesie meravigliose lette così bene, io leggo, leggerò come posso. Come puoi, ma guarda che si migliora, poi è un po' la timidezza. Lo so. Che abbiamo, lo spero. Notate che io non leggo mai, perché io quando leggo purtroppo tremo. E quindi, però hai una voce stupenda e leggi benissimo. Io lo faccio non ho mai fatto. Quando sono in pubblico tremo come la foglia, ho le prove. Infatti le persone si emozionano perché vede che io mi spavento e quindi hanno quel piacere morboso di spaventarsi anche loro, come se io tirasse le pietre le tirerebbero pure loro. Però sono anche contento di una cosa, perché sei pubblicato da RP Libri, da Rita, che è, che è un'ottima persona, con tante delinquenti che ci sono. Quindi è una persona splendida, splendida, che ha accettato di leggere diverse mie poesie. Con lei abbiamo fatto una cernita, abbiamo cercato un filo rosso per farne qualcosa di, ecco, che abbia un senso, e quindi è venuto fuori questo librino che vi faccio vedere, perché è arrivato l'altro ieri, e che si chiama La strada verso il canto. La strada verso il canto. E che presto sarà nelle mani di Beppe, perché glielo mando domani. Sì, allora mi scrivi pure quella che ti piacerebbe che io leggessi, così va bene. Sì, ti accontento, diamo una piccola mano. Va bene, allora puoi leggerne. Allora, io non è prettamente, diciamo, un libro che parla d'amore, ma di un percorso attraverso la sofferenza, quindi anche le parole, le poesie d'amore sono un po' sofferte, cioè sono ricordi. Quindi ne leggo tre brevi, se per voi va bene, o due. Sì, comunque. Sì, no, va bene, va benissimo. Va bene? Dai. Allora, è il battesimo di Rosanna. Sì, allora, la prima si chiama In sogno sveglia. Allora, ho poca luce, scusate. Stanotte nel sonno ho ancora parlato con te, senza nome, ma così attento e di voce vera eri, di sguardo limpido, di carni fragili e languore, che veglia tanto reale mai fu. Vivida nel sopore di un sogno palpabile, quale dei due me è veritiera vita? Il risveglio ogni dì possibile nell'incedere delle ore illusorie, e perché non ogni sera la chimera incurante che non preclude niente? Attendo ancora l'apparizione che Morfeo concede, nutrimento di corpo e mente. È troppo mortale ogni giorno indossare gli abiti del rinascere, mi è insufficiente. In questo pulviscolo d'incontro forse ci uniremo veramente. La seconda che vi leggo, sempre dalla sezione che si chiama Fantasmi, e si chiama Sognandomi Penelope. Per lunghissimi anni ho scrutato il via va delle rondini come novella Penelope, e ho tessuto trame d'argento attendendo il tuo volo. Un giorno finalmente, attraverso un meato riparato nell'oro, o mia stolta cicala, ti fermasti a osservare, incontrando il mio sguardo, e per lunghissimi anni bevesti litri e litri di luminescenti pozioni d'amore illecito, scorte decennali nascoste nel mio grembo. E l'ultima si chiama Certi pensieri. Allora, ho poca luce, scusate. Certi pensieri vagabondi, in certe notti
prive d'aria, ci raggiungono fin sui muri di strade senza passi. Certe scritte, graffiate di vernice rosso fuoco, urlano ai passanti: solo l'amore ci salverà. Certe donne, ormai sole, sanno di un certo amore, che trattiene senza lacci la vita, come fu il tuo. Grazie. Grazie, grazie a te. Allora, Sara, tu che ancora non hai fatto un libro, ma che presto sicuramente, però un po' sei incoraggiata da questo. Hai qualche cosa là? Sì, la esci ogni tanto. Stai. Perché, ma senti, tutto al buio, pagatele. No, guarda. Ciao a tutti, a quelli presenti qui, a quelli presenti chissà qua. No, guarda, Beppe, io ho scelto di essere un inedito completo. Nella vita voglio essere inedita. È una scelta, voglio stare con gli altri. Potevo, credimi, editare a 17 anni. Ci ho rinunciato allora, potevo rieditare ancora. Mi hanno offerto la possibilità di farlo, ma veramente... Alla fine cederò probabilmente, ma se proprio devo farò più cose insieme. Mi piace molto stare con gli altri. Non ho l'illusione che le mie parole mi sopravviveranno granché. Metterle su carta, lasciarle a chi, per cosa farne, già è tanto questo. Già è tanto questo. Ci sono veramente, e leggo poesia, veramente poesia. La mia non è poesia, sono testi, io scrivo testi perché mi fa piacere farlo. Poi tu mi bocci, pazienza. Ciao. Va, va benissimo, fatti bocciare. Eh sì, bocciatemi, guardate, non ho problemi. Ora pesco qualcosa a caso, tanto sono tutti inediti, prendo questa che era l'unica, diciamo, che ho preso tra le vecchie. Il doppio specchio. Ecco uno dei tuoi tre doni, l'ultimo del nostro trentennio, come un moderno ebook, compresa per corrente. Il doppio specchio, uno chic make-up, mirror anni Ottanta, l'eleganza che amavo, l'illusione di divenire una simil signora. Ancora usavo ombretti e contorno di matita blu. Uno specchio da rivista quasi perbenista, bello da guardare, buono da conservare. Nei viaggi l'ho traslocato e mai l'ho usato. Convinta che l'avrei fatto quando avrei avuto il tavolo, la sedia, la casa adatta a quella attesa vita che avrei vissuto un giorno d'ordine e cronometrata disciplina. Apro ora lo specchio che non si illumina. Lo guardo, mi guardo, in ogni estremo dilatato dettaglio, senza emozioni, tranquilla. Non aspetto la sedia, la tavola, la casa. Beh, ora ve ne leggo un'altra? Sì. Quella di oggi? Quella di oggi. Ebbene, prendiamo quello che abbiamo scritto oggi. Ecco. 30 rivoluzioni tra le tue braccia e involuzioni tra spine e rose. L'amore è nato e morto all'infinito in 10.000 volte di sole. Corse la pioggia sui nostri corpi allacciati e sferzò la tenera pelle. Il sole vi brillò e la arse. Si consumava il desiderio lungo di un amore come inesistente. Ne leggo un altro? Vai, ok. Vai, sì. Sì, tanto più breve di così, prendo a caso, pure qui. Un attimo solo, no, vado su.
non ho salvato le tue intime parole. Mi insegnavi il pelo e contropelo, il rasoio scivolava sulla schiuma. E ti solcavo il viso, una nave e la sua scia, lo spazzaneve per la via. Pelo e contropelo, unico contatto con tuo uomo. Un'intimità di parole volate via, e quella guerra appena accennata di convogli ferroviari fino alla Russia, massa di neve e di gelo a raccogliere i congelati, morti o da amputare. E quanto non detto restò con te per sempre. Grazie Sara. Grazie a voi, grazie. Allora, abbiamo anche la possibilità, visto che lei non scrive, almeno compri i libri nostri. Ok? Sicuro? Con piacere. Sì. Allora, ultimo, ma sempre per il... faccio per cognome o per nome, quindi Vito, tu sei con la V. Facciamo per nome. Più infelice di te c'era solo Zaiken, che veniva sempre per ultimo. Quando leggeva lui non c'era più nessuno ogni volta, poverino. Vabbè. E poi andammo questa cosa di fare al contrario, quindi la prossima volta faremo al contrario, partiremo dalla Z. Allora, non c'è problema. Se parti dalla Z io sarò Davoli, qui sarò sempre ultimo, va bene uguale. Allora, ve ne leggo anch'io due inedite, oddio, più o meno inedite, una l'ho pubblicata recentemente su Facebook, non ha titolo. È nera, è dura, sì, lo so qual è, ho capito. Ci hai messo il cuoricino. Siamo residui del bene, lucignoli dell'infinito, respiri tondi d'ossigeno nocivo, allegri traditori di candide menzogne e tossiche verità, festa di fede e tragedia di giudizio, lottatori sculettanti ed epiche prostitute. Siamo i figli di un verso che non nasce, pietre di cartongesso, poliuretano espanso, persici residui della felicità, sigari di cartone, lamette di velina, con occhi di cristallo e denti di mollica. Siamo le gocce di inchiostro fuori dallo scritto, le pieghe della pagina che torcono parole, inferni a fuoco spento, nuvole squilibrate, accenti sulle consonanti, demoni al boudoir. Siamo vento stanco, sabbia che parla d'acqua e non si bagna, buchi neri senza alcun orizzonte, eventi in attesa dall'altra parte del futuro, chiamando morte la chiusa del cerchio. Grazie Vito. Vai con la seconda. Ve ne leggo una che sto pensando di inserire nel prossimo libro, del quale per ora ho il titolo, 5 minuti dopo. Questa l'ho chiamata Due lingue avrei voluto. Avrei voluto maneggiare la magia dei colori e delle stagioni, gli odori. Avrei voluto perdermi fra bacche di scoiattoli nascoste, nei formicai. Ogni irto brivido sulla tua schiena, ignorare per la libertà, avrei voluto. E scalare le mille vette della pelle increspata, il verde pelo della tua giovinezza. Avrei voluto dividere il sale dal mare e il sole dal calore, il tempo da una foto, dal moto il vento, e 100 chiese da 1000 anime arrese sotto i pugni dei giorni ancora coi guantoni. Avrei voluto maneggiare i tuoi incantesimi illusori e sapidi di candide bugie e di verità, taciute ignobilmente e fascinosamente. Scoprire solo dopo che 2 lingue diverse parlavamo.
Io grazie. Vorrei concludere. Non ci siamo dilungati troppo. Sarevo per chi è a Roma? No, sono Patrizia, va bene, perché è vicino il 27. Anzi, no, dovrò inserire Emanuela Maggini, che cosa c'è qua? Un segno. Dunque, Antonio, lavorando in ospedale, evidentemente hanno avuto qualche urgenza, quindi che ci teneva tantissimo. E quindi, e poi Emanuela, che inserirò, perché è abbastanza timida, è un'amica di Marcello che ci ha dato la possibilità il 27 di stare insieme qui a Roma in un locale dove si balla il tango. Ed che è una cosa. Sì. A ballare il tango, timida a leggere le poesie, ma a ballare il tango no. Quindi è come Marcello. Siete tutti invitati, sì. Allora, chi è in Belgio? Ah, no, sarai a Napoli, quindi, però ci devi portare i dolci. Cosa ci porti, i dolci? Emanuela Sardi, che è una nuova, come è entrata con noi, vive a Roma, e anche un'amica di Marcello, se questo può essere la garanzia. Per il resto, non ve ne andiamo. Ciao, buonasera. Buonasera. Leggi qualche poesia? Sì. Magari tre, visto che sono brevi le due. Sì, buonasera a tutti. Senza sapere di noi, fu coincidenza astrale, un incastro voluto a poche ore soltanto dal mio giorno natale. Grazie delle tue dolci parole, di tutto quel sole riflesso nel mare. Senza sapere di noi, riusciamo a capirti, perché non è quel che fai, ma è come lo dici, il modo che hai. Senza sapere di noi, appena ti vidi, mi innamorai. Filo d'argento, spezzato nell'ombra, da un invisibile lamento. Mentre vivo, cammino e inciampo, sulla scia di un'inquietudine confusa, senza tempo e senza accanto. A tratti parla l'inconscio e gli domando, un'altra paranoia, un'incertezza, qualche squarcio. Cuori allo sbando, ma comprendo, e indietro non ci torno, ora che sei così distante. Ecco ancora un'altra. Tre sono i minuti di un abbraccio, denso, spirito e materia di un incontro, emotivo, di un respiro, giorno e notte io ti vivo. Tre sono i minuti di un diffuso sentimento, è una febbre dilagante, un movimento, una terza dimensione, trascendente, nella bolla atemporale di una musica retro, anni 30. Sono tre i minuti, quando stacco la corrente, ed io non vedo più, ma sento, nello scambio osmotico di un tango, argentino, intenso, mentre adorno sulle note di Calò e di D'Arienzo. Non si sapeva mai, ma quella è appassionata di tanto e lo pratica alla galleria dove saremmo il 27, appunto, alla galleria di Roma. Forse è nata lei l'idea. Grazie Emanuela. Grazie, grazie a voi. Buona serata. Grazie Beppe, naturalmente. Adesso non l'ho uscito, ma insomma adesso abbiamo comunque così ci rivediamo tutti, in ogni caso ci possiamo rivedere, io passo a trovarti, che si sicuramente parla. Sì, sicuramente sto cercando di fare una cosa molto bella, che potrebbe essere l'ultima delle cose che faccio, radunare 50 artisti a Isernia e in Molise, sarebbe una cosa meravigliosa, ecco perché lo speravo. Allora, ci fosse Antonio, che si sta muovendo anche lui. Abbiamo da fare col Vescovo, con la Croce Rossa, insomma, con cose di questo genere. Perché non essendo poi un'associazione, è ancora più difficile. Un privato cittadino, io sono un privato, sono uscito fuori da tutto, e
e quindi sono esclusivamente un privato cittadino che vuole fare delle cose. Se riusciamo, intanto questa non ce lo impedisce nessuno di vederci, e così come la libreria non ci impedisce di fare incontri, quindi adesso abbiamo avuto un incontro con i bambini, e l'altro giorno, martedì mi pare, però gli incontri c'è troppo caldo, e uno pensava che c'è troppo caldo, a maggio normalmente concludiamo. Poi aspettavo i tanti impegni di Dacia Marini, ci siamo inseguiti, ora Sergio mi trova una giornata per rivenire da noi e facciamo una sorta di festa, la festeggiamo, ma festeggiamo la libreria, non Dacia Marini, che non ha bisogno di essere festeggiata, è un'amica carissima, e sono veramente contento che insomma ancora gira il mondo. Va bene ragazzi, allora io vi abbraccio e inserisco il mio cuore nel vostro e vi abbraccio tutti quanti. Aprite i microfoni se volete salutare, tanto la rete non ci ha abbandonato e i rumori non ci sono, manco il cane qui abbaia più. Vi abbraccio tantissimo. Un abbraccio a tutti. Ciao. A tutti. Un abbraccio. Ciao. Le musiche. Non lo vedo più. E poi ciao, sabato distribuisco. A California. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.